La selezione di un file o di una cartella è un'operazione preliminare a qualunque attività che si intenda eseguire su di esso. Per farlo è sufficiente fare clic sull'icona che lo rappresenta. Si possono anche selezionare più file o cartelle contemporaneamente. Se si tratta di oggetti contigui, si fa clic sul primo dell'insieme e, tenendo premuto il tasto Shift, si fa clic sull'ultimo. Se si tratta invece di oggetti tra loro non adiacenti, si tiene premuto il tasto Ctrl mentre si fa clic sugli oggetti desiderati. Le intestazioni delle colonne nelle finestre del file system permettono diverse operazioni, tra cui l'ordinamento dei file e delle cartelle visualizzati. Nella visualizzazione dettagli, la colonna nome elenca i nomi dei file o delle cartelle, la colonna ultima modifica riporta la data dell'ultima modifica apportata all'elemento o di creazione nel caso di una cartella, la colonna tipo elenca il tipo di oggetto, collegamento, file o cartella, oppure applicazione, ad esempio documento di Microsoft Office Word, e la colonna dimensione riporta la dimensione dei file in kilobyte. L'ordinamento si esegue facendo clic sull'intestazione di colonna desiderata. Premendo nuovamente sulla stessa intestazione si rovescia l'ordinamento da crescente a decrescente o viceversa. Una leggera ombreggiatura identifica la colonna con l'ordinamento attivo, mentre una minuscola freccia nel campo di ordinamento aiuta a capire il senso dell'ordinamento. File o cartelle possono essere copiati da una posizione ad un'altra. L'operazione di copia può essere eseguita sia con il mouse sia con la tastiera. Al termine dell'operazione ci saranno due esemplari identici dello stesso oggetto sia nel punto di partenza sia in quello di destinazione. Una volta selezionato l'oggetto da copiare, occorre fare clic sul pulsante Organizza e selezionare il comando Copia. Selezionare la cartella di destinazione nella stessa o in un'altra unità del sistema. Fare clic sul pulsante Organizza e selezionare il comando Incolla. A volte, invece di copiare, può essere utile spostare i file, ovvero toglierli dalla cartella di partenza e portarli in quella di destinazione. Una volta selezionati gli oggetti, è possibile visualizzare il menu contestuale e selezionare il comando Taglia, selezionare la cartella di destinazione. Visualizzare il menu contestuale e selezionare il comando Incolla. La cartella di origine non conterrà più gli oggetti spostati. Non tutti i file o le cartelle memorizzati nel disco rigido di un computer sono necessari. Ogni tanto può risultare utile fare pulizia e cancellare gli archivi inutilizzati. Una volta selezionati uno o più oggetti, l'azione più veloce per eliminarli è premere il tasto Canc. Il sistema operativo visualizzerà una piccola finestra di dialogo che chiede all'utente se intende confermare l'eliminazione. In tutte le versioni di Windows, quando si elimina un elemento come un file o una cartella, tale elemento non è immediatamente rimosso dal disco, ma è inviato al cestino. Il cestino, posto sul desktop, è un'area di memorizzazione degli oggetti momentaneamente eliminati. L'eliminazione definitiva, infatti, avverrà solamente al suo svuotamento. Ne consegue che tutti gli oggetti che contiene possono essere recuperati. La finestra del cestino fornisce informazioni sugli oggetti contenuti, tra cui la loro posizione originale, la data di cancellazione, la dimensione e il tipo di file. Recuperando un oggetto dal cestino, questo è automaticamente ricollocato sul disco fisso nella sua posizione originale. I file e le cartelle cancellati e contenuti nel cestino di Windows verranno eliminati definitivamente dal disco fisso solo quando il cestino stesso verrà ripulito dal suo contenuto, ossia verrà svuotato, rendendo disponibile lo spazio occupato. Lo svuotamento del cestino può avvenire facendo clic col tasto destro del mouse sull'icona cestino e selezionando il comando Svuota cestino.